Grazie Presidente, 3 minuti sono pochi, vedo se ce la faccio, mi faccia segno quando è il momento che devo tacere. Allora, prima di tutto mi dispiace ancora una volta, c'è tanta confusione che viene comunque fatta in quest'Aula e da stamattina che veramente sento molte cose che mi fanno anche sorridere, che sento purtroppo dire dalle opposizioni. Non ultimo anche il saluto della consigliera Baio perché voglio dire scegliere fra due poltrone certo che è difficile, soprattutto lasciare quella del comune per la poltrona ben più ricca consigliera, della regione. Atteniamoci al sì, tema. Ha ragione. Allora, detto questo, a parte mi dispiace che il consigliere Figliomeni, sempre presente alla Commissione Lavori Pubblici, faccia confusione, perché ricordiamo che molte cavità aperte non sono dissesto idrogeologico ma sono dovute a perdite da per esempio fogne o rete comunque idrica, e quelle proprio che ha nominato lui non sono da dissesto idrogeologico, che ha un significato ben preciso. Il dissesto idrogeologico procura allagamenti perché sono appunto il bacino secondario del Lazio e di Roma, ne abbiamo tantissimi, un reticolo particolare. Il dissesto idrogeologico sono frane, quindi venuta giù di costoni. Ora, a me dispiace pensare che secondo il consigliere Figliomeni noi lavoriamo solo sull'urgenza. Gli vorrei solo ricordare che l'urgenza di Villa De Santis c'è da anni, noi l'abbiamo ereditata, nessuno aveva mai fatto niente e abbiamo investito soldi, messo fondi e ora siamo avanti con la progettazione. Un'altra cosa volevo ricordare, la Commissione Ambiente ha fatto diverse commissioni come quelle lavori pubblici, urbanistica sul dissesto idrogeologico. Allora a questo punto mi chiedo, ma veramente credete che questa amministrazione non tenga a questo discorso? Ma noi tutti i giorni nelle varie commissioni, soprattutto anche lavori pubblici, affrontiamo temi di dissesto idrogeologico, ma l'avete visti i milioni messi nel fondo del bilancio previsionale 2018-2020, quanti sono? Sono tantissimi, previsti per il dissesto idrogeologico, per frane, per cavità, ma l'avete mai letto? Io mi chiedo, ma le leggete queste cose o venite qui solo a parlare del nulla? Inoltre, e vorrei dirlo proprio visto il pubblico che ci segue, ci è arrivato una carta d'Italia Nostra, ma io veramente mi dispiace, questo significa che non vengono seguiti i lavori, non si leggono i verbali della commissione, almeno lavori pubblici. Comunque voglio dire che esiste un ufficio apposito, che è l'ufficio di dissesto idrogeologico del Dipartimento SIMU, dove ci sono geologi, devo dire bravi, bravissimi, ed è solo il Dipartimento SIMU che ha geologi, può avere geologi nel proprio personale, nell'ambito del proprio personale. Inoltre ricordo che ci sono diversi tavoli intermunicipali, proprio tavoli del dissesto idrogeologico, quello importantissimo del municipio 10, dove appunto ci sono tante persone che stanno lavorando sul dissesto idrogeologico. Non ultimo, a breve verrà firmato il protocollo con l'autorità di bacino dell'Appennino centrale, questo fortemente voluto dall'assessora Gatta. Allora mi chiedo, ma veramente vi credete che questa amministrazione dorme sul dissesto idrogeologico? Cioè, avete il coraggio di dire questo dopo che voi per anni non avete fatto nulla, il niente di niente? Tra l'altro la mozione riporta al punto 2 delle imprecisioni, perché chiede di avviare con urgenza un programma di manutenzione dei corsi d'acqua e reticolo con ACEA. Io ricordo al consigliere Figliomeni, a questo punto dovrò tenere anche delle interrogazioni, che il reticolo secondario di Roma è del CIBITAR e spesse volte è la competenza della regione e spesse volte dei frontisti, quindi ACEA proprio non c'entra niente. Il discorso sarebbe lungo, ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è poco. Grazie, voteremo contrario. A lei.